Scusi, posso sedermi in un posto per uno? Sì. Qua posso? Grazie. Perfetto, ragazzi. Perfetto, guys. Let's go. Oh, imprenditori? Piccolo bar di imprenditori questo? Voi siete imprenditori? Dipende se siete l'agenzia delle entrate o no. No, se che lavoro fate? Se posso chiedere, se non volete parlarne tranquilli. Il costruttore? Di cosa? Di case. Di case, wow, bello. E invece lei? Io lavoro in una multinazionale. Una multinazionale? Caspita, di cui non può rivelarci il nome ovviamente. Eh no, è top secret l'informazione, giustamente. Non è top secret, c'è la privacy. No, giusto, c'è la privacy. Multinazionale, aspetta, prova a indovinare. No, no, sì, era per la meme, per fare una piccola gag. Vabbè, ci sta, bello, bello, bello. Io pure lavoro per una grande multinazionale. No, pure io. Però non abbiamo nessun contratto di privacy o niente, non... Lavoro per una piattaforma di streaming online. Si conosce Twitch? Twitch, davvero conosce Twitch? Ah, caspita. L'azienda quella che ha comprato Jeff Bezos, che poi si è rivoluzionata. La barca di Jeff Bezos. Ah, ma anche bella la barca di Jeff Bezos. Bel gioiellino, niente da dire. State festeggiando qualcosa? No, una piccola bevuta tra amici. Ci piace stare insieme. Ci sta, bello, la compagnia. Della compagnia. È importante, non è da sottovalutare. Spero tu ci hai chiesto? No, ti chiedo uno spritz Aperol. Va bene. Più aperitivo vario. Va bene. Grazie. Grazie mille. Focaccine e prosecchino, ottimo modo per passare un po' di tempo in compagnia. Veramente, veramente. Complimenti. Oh, grazie caro. Golosissimo questo aperitivo. Golosissimo, grazie. Non è uno che ha fatto la investitore. Più spettacolo, signori miei. Ma per sedersi qua c'è bisogno del Green Pass. Non penso. Ragazzi, una domanda, ma per sedersi qua c'è bisogno del Green Pass? Ah, sì. No? Solo dentro. Voi siete vaccinate? Siete vaccinate? A metà, pure tu a metà? Completamente. Ma siete pro o contro il vaccino? Ce l'avreste fatto se fosse stato l'obbligo del Green Pass o l'avreste fatto? Mai? Perché vuoi essere ribelle alla società? Ti piace questo senso di ribellione verso il giusto? Ti fa sentire più appagata ed adrenalinicamente più contenta? Perché? Perché io il tavolo ce l'ho. No, vabbè, non così. No, perché non è capito, vabbè, ci sta. Noi non siamo il video. No, sto riprendendo solo me stesso. No, ma tanto è una diretta goliardica, io faccio questo come lavoro, faccio le live in giro. Niente di troppo strano, cioè non è che finite. Sì, ci siamo accorti che. Non finite su nessun strito strano, siamo su Twitch. Conoscete Twitch? Il sito quello viola di Jeff Bezos. È un sito di live streaming dove puoi trasmettere quello che vuoi alle persone, il tuo modo di vivere, puoi trasmettere i videogiochi, puoi trasmettere. Ed è tutto solo live. Tutto live, solo live. Sì. E la gente può interagire con te e niente. Io ci pago l'affitto, perché purtroppo a Milano gli affitti costano in maniera un po' dispendiosa, quindi. Con questo lavoro qua, sì. Insomma, non si guadagna molto, è una miseria. E io sto in diretta 12 ore ogni giorno, 7 giorni su 7. Bisogna sapersi adeguare a quello che. Lo so che mi spiace, che ti spiace, però vabbè. No, mi piace molto, è molto divertente stare in diretta qua. Yeah, yuppie! Wow! Sei così abituato che ormai non sai come sento. No, ma infatti io sto, non vivo in maniera. Non mi faccio influenzare dallo schermo, ecco, non mi faccio influenzare dalla gente che mi guarda, ma cerco di vivere come vivrei normalmente. Le persone possono interagire con te tramite donazioni, abbonamenti, cioè ogni volta che senti la cassa parlare perché qualcuno ha dato dei soldi per far parlare la cassa. Solitamente. Sì, piace molto probabilmente. Questa cassa qua. Sì, l'audio del.
Esatto. E solitamente la cifra di base è un euro, cioè dai un euro e fai parlare la cassa, interagisci con quello che sta succedendo. È un po' una roba underground, tra virgolette, cioè comunque un po' al limite, nel senso. Con TikTok? Tu fai la TikToker? No, non faccio niente, ci sto provando. Ci stai provando? Quanti follower hai su TikTok? Niente, l'ho appena aperto, non ho fatto ancora niente. Se vuoi ti posso spammare io su TikTok, se fai un TikTok con me, un piccolo balletto. Ho 150.000 follower su TikTok. Vuoi fare un balletto con me? Non adesso, va bene. Vabbè, dopo se vuoi, dopo quando hai fatto qua ti facciamo il balletto insieme. Io sono un grande TikToker. Perché io ho una mossa di danza molto particolare e unica, che è diventata virale, il balletto è diventato virale in tutta Europa. È un po' particolare, sì, eh. Si chiama Seven Free Dance. Seven Free Dance, sì. È un ballo molto goloso. Sì. Il mio TikTok? Vai, perfetto. Il Gabronski, eccolo qua il Gabronski. Wow. Più goloso che mai. Il cavallino qua. E allora vediamo questo 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3
rimasti delusi? Va bene, niente. Ma hanno rubato l'approccio quei signori lì, ragazzi. Ma hanno rubato le cavalline. No, Gabronski. No, Gabronski. Non buono, non buono, signori miei, non buono. Io? 21. L'ho appena fatti, l'ho fatti un mese fa. Sono del 2000. Prima dose, fatta una settimana fa. Sì, esatto. Sto aspettando, a fine mese devo fare la seconda. Devo essere onesto, l'ho fatta unicamente perché c'era l'obbligo del Green Pass. Cioè, non perché... Cioè, onestamente avrei pure temporeggiato fino a settembre-ottobre prima di farlo. Voi siete italiane? Avete origini... Eh no, infatti, per questo. Cioè, non ci sono ragazze così belle in Italia. No, no, dico la battuta un po' da boomer, scusate. Tu sei italiana? Ah, appunto, tu sei un'eccezione. No, lei ha detto che è di Milano. Tu dove sei? Sei rumena? Esatto. Rumena, davvero? Sì. Adesso sta tutto... Tashin pula mue! Quasi. Ah, ok. Cos'è che significa? E lo dici e non lo sai. Eh no, per quel... No, non l'ho letto, l'ho... L'unica cosa che so è che sei tipo una frase in rumeno, so che è... Sì, è tipo... Stai zitto. Stai zitto. In un modo pure. Ok, tipo un modo cattivo, allora prendo le distanze da... Prendo le distanze. E studiate voi qua a Milano? Cosa studiate? Moda fashion trend. Dove? Al Marangoni? No, non avete così tanti soldi. No, a Milano, noi viviamo a Milano. E dove studiate? A Brescia. A Brescia? Perché siete da Milano a Brescia? Ci sono un sacco di università qua. Perché qua è più buono. Non è la stessa cosa. Chiaro, va bene, posso immaginare. Io sono appena diplomato, non ho mai intrapreso un percorso universitario, quindi non posso capirlo. Ho fatto un anno enologia e poi ho abbandonato. Ho enologia. Sì, lo studio dei vini. Sì, però non era... Cioè, preferisco berli piuttosto che valutarli. Cioè, tanto bevo me. Continuo, mi va bene pure il tavernello da un euro, cioè tutto buono l'alcol a mio parere. Non bisogna essere troppo sofisticati su queste cose. Vuoi vedere cosa scrivono? Sì. Preferisco berli che sogare. Un po' di cose. Cioè ci guardano in tanti comunque. E scrivono, hanno. Cioè, vi faccio vedere. Allora, vedi. Qua c'è la chat. Sì. E scrive
Sì, adesso mi stanno vedendo. Perfetto. Dicono. Quel giovane lì. Guarda quel ragazzo lì, cioè così mi sento. Puoi, puoi leggere qua. Salve. Johnny Sims da vecchio. Qua ci sono gli spettatori, qua il numero da qua. Cioè, quanti ore... spettatori ci sono? Siamo in 1800, 1788. E qua tipo un'ora e nove, che è la, la durata della live. E poi i followers dove li vediamo il numero totale? Qua, mille... Ah, i followers sul canale. Ma quanti followers hai? Siamo in 350.000 adesso. Prima di 450. No, no, 150.000 su TikTok, 350 su Twitch. Esatto, perché sono più piattaforme. Si lavora sempre. Lavorare su più piattaforme è molto più redditizio, quindi per questo. Più aumenti. YouTube poco perché YouTube non è la mia, però io la mia fonte principale di reddito è da Twitch, cioè io lavoro principalmente con Twitch. TikTok è più uno svago e YouTube poco riesco a gestirlo, però Twitch è molto, ma Twitch è una piattaforma molto nuova, cioè poco conosciuta per adesso. Sì, se cerchi adesso su internet Twitch il gabbrone mi trovi. Guarda, Twitch il gabbrone. TWITCH. Esatto. Il gabbione. Il gabbrone, sì, è un nome un po'. O il caprone per gli amici. Ah, quindi per gli intimi caprone. Esatto. Invece. Un nome più. Cosa non vale il mio nome? Ma io l'ho creato a caso, cioè non è che il nome era importante. L'importante è quello che sei e quello che fai. Perché giustamente. Grazie pura cascia. 8 mesi, bentornato. Per 8 mesi c'è uno che si chiama Burakasha, cioè che non è Burakasha, o un altro che si chiama Raffa The Real. Cioè non ci sono grandi, grandi innovazioni nei nomi, nei nickname online. Ci sono. Vi vedete? Vai là. Cosa vuol dire? Al di là. Qui c'è il gabbrone, ti dice guarda il video. Gabbrone. Vedere? Esatto, quello lì. Adesso chiamo Andrea, faccio vedere. Ma come l'hai trovato? Esatto. Hai visto il gabbrone. Il gabbrone, gab con la R. Grazie a me. No, ma devo disgregare, sono le distanze. C'è, ci sei, sentirei. Sì. Così? Dai, faccio. Ciao. Non è in diretta perché è ancora fuori schermo. Ciao. Eccola. Eccolo, Johnny Sims. Grandissimo. 7373 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 Queste cose? Questo un annetto. Un annetto. Sì. Ci guadagni bene. Ci vivo in maniera molto dignitosa. Onestamente guadagno molto di più magari di uno che si è laureato certe volte. Perché tu non ti sei laureato. E io no, sono solo il diploma. No. Non è che uno perché è laureato deve guadagnare. Giustamente, cioè comunque uno deve sapersi inventare, sapersi innovare a modo suo. Giustamente, sì. Sei abbastanza seguito? Abbastanza. In un anno abbiamo accumulato 350.000 persone totali sul profilo Twitch. Il profilo che dà i followers? Esatto, i follower, poi ci sono gli spettatori, che sono quelli che ti guardano in diretta. Ma ci sono anche i follower. Esatto, e poi ci sono anche gli abbonamenti. Che tu ti abboni, dai una piccola cifra e tu prendi il 50% dall'abbonamento. Su TikTok? Sì, così ce l'hai il mio, ma voglio mettere qualche post prima, lo facciamo. Va bene. Ci organizziamo per fare Instagram. Ti iscrivo su Instagram, così ci organizziamo a fare il TikTok insieme. Facciamola, va bene. Prego, Arabella, prego. Hands on me. Non dirlo. No, non lo dico in diretta, non preoccuparti. Oh no, guarda, se lo dici in diretta no. Grazie. Fai altri followers. Sì, tutta imprenditoria digitale alla fine. Scusate. Mi saluti il gabbrone. Ah, salve. Ma chi? Su Instagram. Ma ci sono il numero. Comunque i boomeroni zitti, guardate come approcciano, signori miei.
ho tanto ancora da imparare. Ho ancora tanto da imparare, guys. Ho ancora tanto da imparare. Ho ancora tanto da apprendere, signori miei. Oh, io vi saluto, un bacione. Ciao, è stato un piacere conoscervi e parlare con voi. Metto qua, ecco qua. Ciao, buona, divertitevi e conoscetevi meglio. Dai, credo in voi, mi raccomando. Buona serata, ciao. Ciao, ciao. E niente, i boomeroni rimorchiano e il Gabronski rimane sempre a secco, guys. Il Gabronski rimane sempre a secco, signori miei. Can I say, hi to for you? Hi for you, hi for you. You are the best freebooter in the town. Best, best. Best freebooter in the town. Yes, man.